Dopodiché abbiamo introdotto dei protocolli di gestione dei meeting, nella fattispecie meeting di governance in cui si discutono tematiche di funzionamento del team, meeting operativi dove invece vengono trattate tutte le questioni operative del team, allo scopo di dare delle regole, una struttura che permetta ai meeting di essere molto più veloci, efficaci. Ma soprattutto all'interno di questi meeting il grosso del tempo non è dedicato a condividere informazioni o ad aggiornarsi rispetto allo stato dei progetti, perché quello è qualcosa che avviene in tempo reale attraverso strumenti di collaborazione e di condivisione, ma il grosso del tempo viene dedicato a prendere decisioni, definire azioni, risolvere problemi, sbloccare situazioni o cogliere opportunità. Quindi l'outcome di questi meeting, quello che si ottiene, è sempre un movimento in avanti. Per quanto riguarda la gestione dei meeting, noi abbiamo un meeting, diciamo un meeting operativo alla settimana, dove, come vi dicevo, noi andiamo a guardare gli obiettivi che ci siamo definiti ed è quella la sede in cui decidiamo se qualcuno ha bisogno di una mano, se dobbiamo spostare o modificare alcuni degli obiettivi, perché magari le condizioni esterne sono cambiate, quindi magari non è più raggiungibile o è da modificare. Diciamo, ci aggiorniamo rispetto a dei progetti magari nuovi che devono partire, o addirittura facciamo dei brainstorming se i progetti non sono ancora partiti, ma hanno bisogno di avere delle nuove, diciamo, degli input di partenza per poi fiorire. Invece ci sono dei ogni 2 settimane, in realtà adesso ogni mese facciamo dei meeting di governance, che sono quelli che contengono le decisioni più importanti, quelle che impattano tutto il team. Perché le altre decisioni, quelle che impattano il ruolo singolo, vengono prese dalla persona, quelle che impattano dei microgruppi vengono prese all'interno dei microgruppi. Qui si portano soltanto tutte le cose che veramente hanno impatto su tutto il team.